La chiusura delle scuole fino al 15 marzo mette in grande difficoltà non solo le famiglie, ma anche gli educatori rimasti senza lavoro. Ascoltiamo i loro problemi nel servizio di Giulia Bondi. Ancora chiuse fino al 15 marzo, le scuole di ogni ordine e grado ai disagi per le famiglie si sommano quelli per i lavoratori precari come gli educatori assunti a part-time verticale. All'improvviso succedono queste cose, la scuola chiude e tutto ad un tratto non abbiamo nessuna tutela, non abbiamo nessun riconoscimento anche salariale. C'è il ragazzo a scuola, noi lavoriamo. Quando il ragazzo è assente, quindi è un'assenza non dovuta a nostra intenzione, perché noi siamo regolarmente sul posto di lavoro, non è scontato che noi possiamo restare e avere le nostre ore di servizio regolari. In regione sono coinvolti in migliaia di lavoratori e per loro il ricorso al fondo di integrazione straordinaria coprirà l'80% dello stipendio. Stiamo parlando di lavoratori che già per sé sono lavoratori un po' fragile come retribuzione. Se riusciamo anche a portare l'80% della retribuzione, rimane comunque in discussione il 20%, che per questi lavoratori sono proprio una questione anche di sopravvivenza. Ora si pensa a forme innovative per venire incontro anche alle famiglie. Possiamo fare anche un ragionamento che alcuni educatori possono fare anche attività di supporto ai loro propri utenti anche al domicilio. Poi ci sono i paradossi come quello di Cristina, supplente interinale al nido. Il suo contratto si ferma al primo giorno di emergenza. Contemporaneamente aveva vinto un posto comunale che però non è ancora partito. Per la firma del contratto e quindi l'entrata in servizio, io aspetto il rientro dei bimbi. Per cui sono in questa bolla sospesa fra un contratto scomparso nel nulla e un altro contratto che deve arrivare in base all'evolversi poi dell'emergenza. Io sono sospesa così, un'educatrice sospesa.